Ciao a tutti! Oggi prepareremo lo spumoso al mascarpone con salsa alle fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono, per la salsa alle fragole, fragole tagliate a pezzetti, zucchero, succo di limone. Per lo spumoso, mascarpone, panna fresca per dolci e zucchero semolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando lo spumoso. Mettere nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Togliere dal boccale 40 g di zucchero. Abbiamo lasciato il resto dello zucchero nel boccale. Posizionare la farfalla sulle lame. Versare la panna che deve essere ben fredda, l'abbiamo messa per 45 minuti in congelatore. E la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferire in una ciotola. Senza lavare il boccale e senza farfalla, mettere lo zucchero a velo che avevamo messo da parte ed il mascarpone. Ed azionare il bimby per 50 secondi. A velocità 3. Mettere il mascarpone nella ciotola con la panna. Ed amalgamare con la spatola. Trasferire in bicchieri di vetro, riempire per 3/4 e riporre in frigo. Prepariamo adesso la salsa alle fragole. Nel boccale pulito e asciutto mettere lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le fragole. Il succo di limone. Ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Cuocere per 6 minuti, 90 gradi, velocità 4. La salsa è pronta, filtrare e lasciare raffreddare completamente prima di versare nei bicchieri con lo spumoso. Spumoso al mascarpone con salsa alle fragole. Grazie e alla prossima ricetta!